benvenuti in un nuovo video. Sono qui finalmente perché dopo tante richieste, dopo tanta insistenza e dopo un questionario su Instagram sono qui per farvi il bookshelf tour. Ah già sto parlando del bookshelf tour. E quindi niente, io direi di iniziare a farvi vedere cosa c'è qui dietro alle mie spalle, come ho sistemato la libreria, tutte queste fantastiche cose. In più, prima di tutto ciò però voglio darvi una piccola breve notizia, ovvero che i video non saranno più martedì e giovedì, anche se ultimamente avevo difficoltà a rispettare questa cosa, ma saranno bensì sempre il martedì e il venerdì, causa università. Detto questo, andiamo a vedere cosa c'è qui dietro. Ok, partiamo con il primo scaffale proprio in alto. Abbiamo Favole degli dei di Paolo Barbieri, Creature del mondo emerso di Paolo Barbieri, Guerre del mondo emerso sempre di Paolo Barbieri, Cronache del mondo emerso, Le storie perdute di Licia Troisi. Qui c'è un'agendina delle Cronache del mondo emerso. Qui abbiamo praticamente La guerra degli elfi di Herbie Brennan, che sono praticamente, cioè, che raccoglie tutti e quattro i libri, La trilogia delle Cronache del mondo emerso di Licia Troisi, Le guerre del mondo emerso di Licia Troisi, I dannati di Malva di Licia Troisi, Leggende del mondo emerso, Il destino di Adara di Licia Troisi, Leggende del mondo emerso, Fia del sangue, che è il secondo, e Leggende del mondo emerso, Gli ultimi eroi, I regni di Nashira, Il sogno di Talita o Talita, I regni di Nashira, Le spade dei ribelli, Il sacrificio dei regni di Nashira, con questa fantastica copertina che è bellissima, Il destino di Setus dei regni di Nashira, sempre di Licia Troisi, Capitan Grisam e l'amore di Fairy Oak, Phlox sorride in autunno di Fairy Oak, Gli incantevoli giorni di Shirley, Addio Fairy Oak, il primo della trilogia Il segreto delle gemelle, L'incanto del buio, che è il secondo, edizione diversa abbiamo Il potere della luce, voglio prendere praticamente l'edizione in copertina rigida perché non si può vedere, Cinder di Marissa Meyer, Scarlet e Cress, Hero Fire di Sarah J. Maas, che è il terzo, Crown of Midnight e Throne of Glass, All the Bright Places di Jennifer Niven ed è uscito anche in italiano, ma non so perché non me lo ricordo mai in italiano il nome, vabbè. Player One di Ernest Cline, Me and Earl and the Dying Girl e The Night Circus di Harry Morgenstern, il primo di Harry Potter, La pietra filosofale, dell'edizione inglese, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban e The... Bellissima questa copertina. Calice di fuoco, L'ordine della Fenice, Il principe mezzosangue e I doni della morte. Il calice di fuoco di Harry Potter, la prima versione in inglese. Qui invece abbiamo tutta la saga di Harry Potter in italiano. Le fiabe di Bedelbardo, La pietra filosofale, La camera dei segreti, Il prigioniero di Azkaban, Il calice di fuoco, L'ordine della Fenice, Il principe mezzosangue e I doni della morte. E qui invece abbiamo l'edizione illustrata di Jim Kay, Il mio splendido migliore amico di AJ Howard, Tra le braccia di Morfeo, che è il secondo, e La moglie del califfo di René Adie, il primo dell'Accademia dei Vampiri, Morsi di ghiaccio, Il bacio dell'ombra, Promessa di sangue, Anime legate, L'ultimo sacrificio, che è praticamente l'ultimo dell'Accademia dei Vampiri, di Richel Mead, tom tom tom, A Court of Thorns and Roses, Akotar, Assassin's Blade, ovvero le novelle, di Sarah J. Maas, Throne of Glass di Sarah J. Maas, Crown of Midnight, Heir of Fire, Queen of Shadows di Sarah J. Maas, Passenger di Alessandra Bracken, A Frozen Heart di Elizabeth Radnick, Sotel and Dante Discover the Secret of the Universe, All We Have Is Now di Lisa Schroeder, Soundless di Richel Mead, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, A Darker Shade of Magic di Schwab. Io non so pronunciare i cognomi, perdonatemi. Shadowhunters, il codice di Cassandra Clare e Joshua Lewis, Magisterium, l'anno di ferro di Cassandra Clare e Holly Black, Magisterium, il guanto di rame di Cassandra Clare e Holly Black, The Bane Chronicles, City of Bones, City of Ashes, City of Glass, City of Fallen Angels, City of Lost Souls e City of Evelyn Fire. Lì abbiamo quei fantastici segnalibri. Comunque, The Infernal Devices, Clockwork Angel, il manga, The Infernal Devices, Clockwork Prince, Infernal Devices, Clockwork Princess, Shadowhunters, le origini, l'angelo, Shadowhunters, le origini, il principe, le origini, la principessa. Poi abbiamo Città di ossa, Città di cenere, Città di vetro, Città degli angeli caduti, Città delle anime perdute, Città del fuoco celeste, The Queen of the Tearling di Erika Johansen, Il dominio del fuoco di Sabatair, Il canto del ribelle di Joan Harris, Ladra di libri di Marcus Zusak, Resta anche domani di Gail Forman e Resta sempre qui, che è il secondo, Tutte le volte che ho scritto Ti amo di Jenny Han, The Program di Susan Young, Bunker Diary di Kevin Brooks, Fireboard, la caccia di Claudia Gray e Talon di Julie Kagawa, che
messo così non si vede niente, però ok. Legend di Mary Lou, Prodigy di Mary Lou e Champion. La graphic novel di Legend, perché non poteva mancare. Sto iniziando ad odiare i cofanetti. Iron King di Julie Kagawa, The Iron Daughter di Julie Kagawa, The Iron Queen e The Iron Knight, Beauty and Cyborg di Miriam Ciraolo, Io prima di te di Jojo Moyes, Grayling di Christine Cashour, L'isola degli sperduti di Melissa De La Cruz, The Young Elites di Mary Lou, Strange and Beautiful Sorrows of Ava Lavender di Leslie Walton forse, Shatter Me di Tyra Mafi, Unravel Me e Ignite Me, che è l'ultimo. Terry Brooks e il ciclo di Shannara, Lo Hobbit di Tolkien, Alice in Wonderland di Barnes & Nobles, oh mio Dio, questa edizione è fantastica, The Giver, Lois Lowry, che contiene tutti i libri, Half Bed di Sally Green, Half Wild di Sally Green e Alice in Wonderland di Alessia Coppola, I'll Give You the Sun di Jandy Nelson, Red Queen di Victoria Aveyard, Glass Sword di Victoria Aveyard, scusate gli scleri, Six of Crows di Lady Bardugo, A Monster Calls di Patrick Ness. Il fumetto di Percy Jackson è l'idea dell'Olimpo, il ladro dei fulmini. L'idea dell'Olimpo, il ladro dei fulmini, Il mare dei mostri, La maledizione del titano, La battaglia del labirinto, Lo scontro finale. Passando invece alla saga degli eroi dell'Olimpo, sempre di Rick Riordan, abbiamo L'eroe perduto e Il figlio di Nettuno, Hunger Games di Susan Collins, Hunger Games La ragazza di fuoco e Hunger Games Il canto della rivolta, Proibito di Tabitha Suzuma, La chimera di Praga di Lainey Taylor e La città di sabbia di Lainey Taylor, Il sopravvissuto The Martian, La mutazione The Maze Runner di James Dashner, Il labirinto, La fuga e La rivelazione, Noi siamo infinito, Peter Pan di James Barry, Il signore degli anelli di Tolkien, mangiato un po' dai miei cani, Red di Kristen Gear, Unite Me che comprende Destroy Me e Fracture Me di Tyra Mafi, Cuore d'inchiostro di Cornelia Funk, Stardust di Neil Gaiman, The Imaginary World of Selina Penaluna di Jan Page, Deep Blue di Jennifer Donnelly, Un amore oltre le stelle di Melissa Landers, Il richiamo del cuculo di Robert Galbraith, che sarebbe la nostra J.K. Rowling, The Giver di Lois Lowry, Gathering Blue di Lois Lowry, La rivincita il secondo, Winter Girls di Lori L. Sanderson e Le emozioni difettose di Lori L. Sanderson. Quindi niente ragazzi, il video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuta la libreria, vi siano piaciuti i libri, vi sia piaciuta un po' la sistemazione nuova e tutto il resto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto e commentate, voglio sapere se vi piace, insomma, perché io amo la mia nuova libreria e amo come ho sistemato i libri, quindi voglio sapere se anche a voi piace. Come sempre ci vediamo la prossima volta con un nuovo video. Mi mando un bacio, ciao pumpkins!